Opa, atto! Parlo adesso di veramente e dalla delle associazioni della professionalità. Vado a te! Comunicatore, espa!
Il 92° anniversario della sua fondazione.
La solidità dell'odierna cerimonia è testimoniata dalla presenza della bandiera di guerra dell'Aeronautica Militare. Nel corso della cerimonia, il Ministro delle Difese, senatrice Roberta Donati, consegna alcune onorificenze al valore e al merito aeronautico, al personale dell'Aeronautica Militare che si è particolarmente distinto durante l'espletamento del proprio servizio. La cerimonia odierna sarà presieduta dal Ministro della Difesa, senatrice Roberta Donati, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Pasquale Preziosa.
Condizioni essenziali per lo sviluppo.
Anche oggi, con loro, i loro militari di carne hanno
ha dato oggi servizio di tecnologia dell'armato e militare a fornito le condizioni della protezione civile nelle regioni, ma le forze armate coordinate dallo Stato a tutte le istituzioni dello Stato civile. Questa è la parte della vita, forza armata che opera continuamente al servizio del suo paese, al servizio dei più degli altri. Prorogare il comune con un nuovo presente, come nel caso della norma fatta con il suo specifico, o come nel caso della presente, un intervento di cui dimentichiamo, ma in parte anche quello francese, come lo che sono le vicende della base spagnola. E vedete, siamo stati abituati da anni a concepire con forza armata un concetto di potenza, nel caso specifico della forza armata. Un minuto di aerei che mettere a disposizione per garantire la sicurezza della base. La rapidità della trasformazione dell'economia sociale, come di riflesso, tutti gli militari ci stanno obbligando a rivedere il disegno della base. La riflessione che dovrà disegnare nel futuro con il libro di un'altra difesa. Problema di chiamare a trovare la nostra nazione di militari, né meglio riusciremo a rispettare il mandato costituzionale. La sicurezza nello spazio internazionale e di quelle aree dove il Parlamento giudice di intervenire. Nelle prossime ore, dopo il che veniva garantito ogni 236 metri, avrà fatto solo 75 metri. Noi sono ciò che si può fare con il nostro paese. Il concetto di potenza di rete credo anche per il concetto di potenza di rete. Destinato così ad essere sostituito con ogni concetto, ogni potenza, ogni conoscenza, e più mi fanno di essere orgoglioso della forza umana come la mia. Orgoglioso non solo di avere la forza umana, ma orgoglioso di avere un'internazionale. Credo che la matica militare italiana oggi si sia diventata un merito del potere della conoscenza e un capo della matica. Lo dico senza farsi fuori con l'urgenza. Ma la conoscenza non è democratica, chi ce l'ha si tiene. Oppure la mette a disposizione degli amici, come nel caso dei sistemi di trasporto nel mio provvedimento, dell'eccellenza raggiunta dalla parte militare, nel caso ECA, un equilibrio di studio e degli interessi della nazione. Solo la conoscenza è il vero valore aggiunto di una forza armata, una forza aerea che mette a disposizione di un mondo che segna un programma di evoluzione e di trasformazione della storia. È un moltiplicatore di energia che, a differenza degli altri moltiplicatori, non crea ordine, ma sostanza. Abbiamo cercato il più possibile di salvaguardare la base.
formazione e la sua condizione. Oggi i nostri soldi di abitanti, e non solo dovuti, sono diventati un punto di riferimento mondiale. Sono diventati uno strumento che proviene nelle relazioni internazionali, con pratiche tradizioni per la sua industriale. Penso fino alla collaborazione esterna con la ministra dell'Europa. Penso che la piana con l'estremo niente è quello importantissimo di noi paesi europei. Lo devo pensare. Avremo un biglietto di visita unico per la Rai, una crescita di valore. Quest'anno la cultura diplomatica compie 55 anni, un simbolo della narrativa militare, un simbolo del paese. Siamo una forza armata che va avanti, si sa guardarsi indietro, si sa onorare i propri valori, i propri clienti, come nel caso di quelli di Ascoli, di Santo, Valpiero, di Giuseppe e di Mariaccio, caduti in un'esercitazione che aveva un solo fine, ed essere pronti per lì a un momento di scuola. E nel maresciallo Giuseppe Mariaccio, che venì durante l'esercitazione di Ascoli, ha preso la base e non era da sé. Sta meglio facendo un unico dolore che fa tutto niente. Donne e uomini molto più coraggio che hanno dedicato e dedicato la propria vita al nostro paese. A loro è stato insegnato che la correttezza istituzionale e la disciplina sono i valori che vanno messi in atto. Come quello che ho detto, che la mia presenza per garantire la sicurezza dei cittadini. Prendiamo la parola il Consiglio Maggiore della Difesa.
questa cerimonia, il vostro legame di stima e vicinanza
Io dopo il braccio un incidente di volo, forse il mio braccio mi avevo ricordato, lo scorso 19 agosto, così mi scrivevo. Ho deciso di scrivere questa lettera, signor Ministro, perché mi ho maturato la convinzione che questo tragico incidente abbia creato qualcosa di speciale, eccezionale, un legame indissolubile tra i miei concittadini, il suo ministero, la sua forza. Questa aeronautica militare, che più non conosciuta in queste valli, gli ha saputo piangere i suoi ragazzi con dignità e con orgoglio di appartenenza. Militari, soldati, uomini che hanno saputo con la loro umiltà conquistare il cuore della comunità che rappresenta e che in punta di piedi si sono messi al servizio dell'autorità locale per rendere conto di un onore potesse essere un evento così. Ho deciso di ringraziarla per questa lettera, perché questa esperienza mi ha permesso di conoscere una parte sana del nostro apparato statale. Ha permesso a me e ai miei cittadini di vivere in un momento di unità e di aggregazione, valori che rappresentano tutti i momenti del concetto di parte. Un conduttivo alla lettera, comunicando delle cose, ma non ha dato conto a costato che sia la comunità. Ai quattro caduti, un recente delle nostre forze armate, tra cui figura per la prima volta il terreno di un ufficiale donna, il nostro pensiero di volente promosso. Ai familiari, alle persone care di questi ragazzi, in generale di tutti i caduti dell'aeronautica e delle forze armate, ma il nostro abbraccio corale e sincero, pur nella consapevolezza che a volte non è lo scorrere del tempo, ma il potere di finire, il senso di cuore. Credo anche in questa occasione di raccontare come qualunque professione operativa, qualunque eventuale missione di difesa e sicurezza, cominci già dall'addestramento, condotto quotidianamente e sistematicamente nel nostro equipaggio. Perché qualsiasi attività militare, anche le più lontane dagli altri operativi, comunemente ritenuti più pericolosi, da un lato impone grande preparazione e massimo impegno, dall'altro non prende sempre una percentuale di rischio. Un altro esempio.
Vorrei ricordare a questo proposito che la mazzata
richiesta solo di questo espresso un parere competente per cimentare la storia della nostra e del nostro paese. Per sintetizzare al massimo, dobbiamo quindi definire la canzone come cuore e tecnologia, dove cuore significa anche solidarietà umana, protezione di chi è debole e vulnerabile, coraggio e pezzi. Così come è stato straordinariamente semplificato per l'operato del personale dell'Aeronautica, che oggi riceve le rispettive ricompense al valore della merito aeronautico, per il coraggio, l'abilità e la grande professionalità dimostrata nel corso di tutti gli anni, in operazione in Afghanistan, nel corso di una delicatissima missione di addestramento ed evacuazione di personale civile, italiano e straniero, dal sud meridionale, nelle difficilissime operazioni di soccorso al progetto Golfo Atlantico, in stretta collaborazione con la Marina Militare, e in occasione, come vi ricordate la cultura del recente tragico incidente aereo nella base di Abbasetta. In tutto questo, come Ministro della Difesa, sono profondamente orgoglioso. Ritengo che tutti gli italiani debbano essere orgogliosi, e danno pienamente merito a tutte le donne e gli uomini della nostra nazione, con particolare riferimento a chi riveste i carichi di comando e di particolare responsabilità. Concludo rivolgendomi a chi forse mi è più caro, più giovane, gli allievi degli istituti di formazione dell'aeronautica, a coloro che, dopo essersi interrogati sul loro futuro, hanno scelto la nazione, vorrei ricordare loro le profetiche parole pronunciate quasi 5 secoli fa da Leonardo da Vinci. Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati. Viva l'Aeronautica, viva le Forze Armate, viva l'Italia. Grazie.
Thank you.
andiamo bene? Altrimenti andiamo un po' qui dentro. Grazie, una grande festa, vedete tanti bambini, tante autorità qui per i 92 anni dell'Aeronautica Militare. Il generale Pasquale Preziosa è il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Generale, in questo momento i nostri aerei stanno partecipando alla coalizione anti-ISIS, con quali assetti, con quali risultati? Abbiamo velivoli in Kuwait, partecipiamo con il Boeing 767 che rifornisce tutti i velivoli della coalizione in transito dal Kuwait sull'Iraq. Abbiamo i Predator che tutti i giorni stanno operando sull'Iraq riportando quelli che sono i movimenti sul terreno dell'ISIS, e abbiamo anche i Tornado che fanno il medesimo lavoro ma con altri strumenti ancora più sofisticati. Fino adesso abbiamo prodotto tantissimi target per quanto riguarda la coalizione e la situazione giù dal punto di vista operativo sta migliorando mano a mano che passa il tempo, grazie al grande lavoro fatto dalla coalizione, al grande lavoro fatto dai nostri velivoli giù. Ma non siamo solamente in Kuwait, quattro velivoli Eurofighter sono anche in Lituania. Anche lì stanno intercettando di giorno e di notte tutti i velivoli che violano lo spazio aereo della Lituania, lo spazio aereo della NATO, garantendo la sicurezza al nord per quanto riguarda la NATO, e stiamo garantendo il più possibile la sicurezza al sud. Per quanto riguarda invece altre attività, oggi 92 anni, giorno per giorno siamo arrivati a 92 anni, è dedicato al cittadino, al servizio del cittadino, e vedete alle nostre spalle un C-130, vedete alle nostre spalle anche l'attrezzatura che ha portato il nostro medico colpito dall'Ebola in Italia, dove è stato curato presso i nostri centri specializzati e si è salvato, quindi è al servizio del cittadino il 92esimo anniversario della nostra bella forza di portare a casa più risultati. Signor Generale, Andrea Cucco, Difesa Online, mi può dire in tutta franchezza cosa avrebbe pensato il sottotenente Preziosa 40 anni fa se il suo capo di Stato Maggiore avesse detto dovremmo fare domani quello che facciamo oggi con 236 aerei solo con 75 velivoli? Spero di essere uno dei 75. Grazie. Va bene.